Abbiamo stabilito il collegamento telefonico con Sua Eccellenza della cortesia. Sì, della cortesia del sapersi comportare. Sai quando ti trovi a tavola un crimine qualsiasi che dice ma inizialmente sembrava a posto, ma poi ti rendi conto che non si sa comportare? Sì. Esatto, e invece no, lui è uno che si sa comportare e che viene in aiuto anche a compensare le nostre gravi lacune, gravi mancanze. Lapo, buongiorno. Buon pomeriggio, Lapo. Buon pomeriggio, ma sono lacune che già vengono compensate dai geniali creatori della pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Lusso, che appunto, sì, che qua siamo veramente in pole position. Come diceva l'indimenticato Guido Nicheli, nonché detto il Dogui, ovvero il vecchio commendatore Zampetti, sì, sole e whisky e sei in pole position. Certo. Il Movimento 5 Stelle, sì, sei in pole position. Sì, questa era una delle due frasi, l'altra era da Via della Spiga, Hotel Crystal di Cortina, in due giri e mezzo di Rolex. Era anche casello, casino. Poi c'era la famosa cosa con la Sandrelli che mi ha tradito, la puttana in curva. No, che non era lei. Ma dai! Allora, fermo lì. Naturalmente si parla di commedie scollacciate, vale anche tanto. Dai, degli anni, ma io vi butto lì una domanda. Secondo voi, Vito Crimi, detto ormai Vittorio Creme di Crimilli nella versione, sì, 5 Stelle Lusso, li guardava i film con Edwige Fenech quando era bambino e si toccava? O chiedeva autorizzazione al grande capo per farlo? Forse sì. Ti dico, Lapo, non è l'uomo ma il libero professionista che risponde. Io gli auguro di sì, perché è fisiologico per ogni persona. Detto questo, io comincio ad attaccarmi a un mio stesso errore. Per farti la prima domanda, e invito anche gli ascoltatori a farne altre al 331-6214013 via SMS, domanda di Galateo. Allora, poco fa non mi veniva il nome di battesimo del grandissimo autore e interprete teatrale Marco Paolini, mi veniva solo Paolini. Allora, gli ascoltatori ci hanno bacchettato immantinente, ma loro sono saputelli e si sa, vabbè. La solonia de regna sovrana là fuori. Ma detto questo, quando un astante, magari in una situazione formale, come ho fatto io in questo caso, non riesce a terminare una frase o a dire un nome, è più educato attendere, dargli la possibilità di recuperare la memoria, oppure aiutarlo, oppure smerdarlo dicendo io la so? No. In questi casi sempre cercare di coadiuvare, cioè cercare di non... Ricordiamoci che non bisogna mai fare, insomma, gli agguati alla gente, no? Nemmeno a se stessi, in verità. Però, insomma, bisogna cercare sempre di agevolare la situazione. Per cui, se qualcuno non si ricorda qualcosa, bisogna glissare, come si dice in buon italiano. Allora, ci arriva un SMS poco tempo fa, pochi minuti fa, ci arrivava con questa lapidaria domanda, legata appunto al fatto di cronaca internazionale di oggi, la morte di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, e Gabriele ci chiede, si può gioire della morte di qualcuno? Certo, ricordiamoci per esempio il famoso distico elegiaco in Morte del tiranno Mirsilo, chi ha fatto il classico magari se lo ricorderà, insomma, gioiamo, beviamo, Mirsilo è morto. Guarda, ho fatto quella scuola lì che dicevi tu e infatti ne parlo tutte le sere. Ma voglio dire, chi non si ricorda i ditirambi, ovviamente, quelli di Lesbo lei se li ricorda sicuramente, come tutti d'altra parte. Però in questo caso sì, e nel caso dei personaggi politici è duopo anche gioire. Nel caso della Thatcher, naturalmente, insomma, ci sono anche di qualche motivo, vorremmo dire. Ah, quindi il Galateo, ma scusa, Lapo, immagino però che, diciamo, che ammetta la levità d'animo alla scomparsa di qualcuno e non ballare sulla tomba. Però magari tipo non andare fuori a fare i caroselli. Cioè, il Galateo anche insegna, immagino, la soddisfazione inside, no outta. Allora, diciamo che naturalmente la danza voodoo sulla lastra tombale con conseguente, voglio dire, cappelluccio, quello a forma di cono, e trombetta che fa la pernacchietta, sarebbe comunque sconsigliata in qualsiasi caso, no? Anche se sia post mortem che anche in vitam. Mentre invece, per esempio, un bel ricevimento, voglio dire, per festeggiare la dipartita, magari appunto nel offerto da Miliband piuttosto che da Gordon Brown, o magari da tutta la parte progressista che c'è da Londra fino a Milano o anche a Roma,
ci sta, naturalmente, purché annaffiata da Laurent Perrier e Tétanger per tutti. E a lei, certo. E quello sì. E chi è che non ha un innaffiatoio pieno di quelle robe lì a casa? Ma certo, ma io, anzi, ma chi non ce l'abbia, voglio dire, peste lo colga, come colga, avrebbe detto, cioè, a Medeo Lazzari. Peste bubbonica, retaggio di un passato in cui i nobili erano trattati come tali, no? Come ora. Ma guardi, questo è una vexata questio, anche questo. Per esempio la Thatcher, sapete che fu, voglio dire, elevata a baronessa, sì, in un luogo veramente oscuro, probabilmente nella campagna delle Midlands, perché lei nasceva come semplice Roberts, no? E già il nome Thatcher, che era un pochettino più chic, era quello del marito, come voi sapete meglio di me, no? Sì. E che lei poi si tenne un po' come fa la Moratti, la Santanché, come fanno tante di questi personaggi, certo non proprio simpatici, che abbiamo, ci dobbiamo subire anche noi. E allora che cosa dobbiamo fare? Il nobile d'antiqua stirpe dovrebbe un pochettino dolersene del fatto che questi si appropriano così malvagiamente. E cosa facciamo? Lo tolleriamo. In questo caso ci troviamo tutti quanti, che ne so, al Frida di Milano, invece che a bere la birra, a bere lo champagne. Offrite voi? Certo. Naturalmente, ne abbiamo in serbo alcune casse che ci portano, fra l'altro, i gentili ascoltatori, certo, che distribuiscono lo champagne in giro per i più malfamati bar. Senti, a proposito, ecco, dei bar, restando anche sulla cronaca, si apre in queste ore a Milano il Fuori Salone, tutti gli eventi collaterali al Salone del Mobile. Bando ai giudizi in questo caso, ma insomma, di merito, c'è chi piace, c'è chi non piace, eccetera eccetera, però al di là di quello, una delle caratteristiche è quello del bere gratis, dell'open bar a schiena. Allora, a schiena, bere a schiena, in termine tecnico, okay, si dice andare a bere o a mangiare a schiena. Allora, com'è il comportamento del galateo nei confronti dell'open bar? Tipo, si può dire, ma che merda, c'è solo sta birra per cioè, mi fate venire a bere gratis e poi mi propinate sta birra che è acqua gialla? Beh, naturalmente, guardate, io per esempio, che sono un vecchio gastritico, per esempio posso bere solo determinati tipi di champagne. Ma quando ci sono quelle, per favore, lascialo fare. Sì, ma è così, ci sono questi eventi nel quadrilatero che ti danno il ruinar, che è di moda solamente presso gente che ha sempre lavorato, gente di una barbarie infinita. Infatti, come lo vedi, ti viene l'acido, che devi prendere due taniche di Gaviscon, no? Allora, in quel caso lì, però, il galateo ti impedisce di andare, soprattutto dal cameriere, che è incolpevole, poveretto, e dire bevete da voi sta merda, come avrebbe detto il marchese del Grillo, capito? Questo non si può fare. Okay. Allora, non lo bevi e vai. Ma fa molto ridere, però, l'apo, cioè, non si può fare, ma è bello, però sarebbe bello. Sì, non si può, sai, come quando al marchese Grillo gli servono la salsa al tartufo e fa, che è sta roba, puzza dei piedi, magna da te. Allora queste cose non si possono fare, infatti era il sosia, no, del marchese del Grillo, era Gasperino il carbonaio che faceva questa, certo, cosa, non so se vi ricordate. Allora, noi dobbiamo scegliere in mantinente se fare il marchese del Grillo o Gasperino il carbonaio. Io consiglierei, in quanto maestro di galateo, viva Dio, di fare le veci del marchese del Grillo. In questo caso io cosa faccio? Non bevo il ruinar, che è una porcheria insopportabile. Adesso gli sponsor di Radio Popolare, sì, siamo pieni di champagne che fanno la, sì, fila per darci i soldi. Vai, prego, se ne è terminato. No, se no, dire, invece ci sono degli champagne magnifici che, sì, vengono. Ma non è che stiamo parlando di champagne, stiamo parlando, ma di, lascia fare, che questa è tutta birra, è tutta roba che ci possiamo rivendere. Lo so, ma la birra pisciosa è la stessa cosa. Io per esempio, quando sono a Londra, che quei maledetti inglesi bevono la birra calda, come la cervogia di Asterix, no? Hanno sta cosa che in Inghilterra si beve la birra calda. Cosa gli vuoi dire, che sei un cretino? E no, non la prendi, vai a prenderti la Coca-Cola al coso, al drugstore, capito? Che devi fa? Però se è a schiena, uno beve un po', no? Ma sì, che cavolo, che si butta a caval donato, a birra donata. Non torniamo ancora al Fuori Salone, ancora consigli di galateo. Allora, lo stanno venendo a prendere, sì, nel frattempo. Sì, 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 sì. Lo so, sì. Cari, no, è l'ambulanza. Nelle altre radio hanno l'effetto campionato, noi no. La vera, sì. Noi ne mandiamo quella vera. Senti, Lapo, è il caso, è obbligatorio doversi studiare quattro cazzate di design moderno per poter poi, non so, utilizzare delle parole chiave? O è peggio? O è solo peggio? No, cioè, no, è necessario, perché sennò le gnocche che ci sono in giro vi guardano meno. No, per cui... ma no!
Sì. È girabile anche al femminile questa tra cosa. Tra l'altro. Cioè, comunque i bononi guardano meno le ragazze che non sanno le cose. Bisogna appiccicarsi addosso una cultura di rinterzo da Bignami, da Bigino, però bisogna presentarsi preparati e farsi millantare di essere, naturalmente non spacciarsi per grandi esperti, no, insomma, certo. Anzi schermirsi dicendo no, ma io sai sono un semplice appassionato, ho giusto comprato qualche cosina, non lo so, di recente, sì ho un divano di cartel, insomma, dell'85 che fu preso a un'asta in condizione, e poi si cominciano con tutta una serie di pirlate che di solito alle gnocche piacciono molto. Basta! Altrimenti nessuno di noi riuscirebbe a, voglio dire, a trovare un appuntamento se non le infarcisse di cretinerie che nutrono il loro cervello particolarmente evoluto, al contrario del nostro, naturalmente. Senti, io concluderei con un SMS che ci taccia di essere perbenisti. Mizzega, figurati. Cioè. E come tale, in pratica, è una sorta di tracobetto. Sì. Perché sfidandoci, noi cadiamo nel tracobetto di qui sopra e ti facciamo la domanda anche se forse non dovremmo. Avanti. Allora, non fate i perbenisti. Questa è Elena, che evidentemente esagera col bifidus, e dice, qual è il comportamento da tenere quando si è in compagnia e maledettamente scappa una puzza? Mamma, no. Ma perché dobbiamo cadere per forza in questo linguaggio e queste situazioni non scatologiche? Non fare il perbenista. Che palle. L'ha detto cosa, Elena? Dici la scatologia. Ma no, ma sono cose, sono fattispecie che non sono contemplate. Diciamoci la verità, diciamocela vola più alto e chiudiamola così: il galateo non contempla la loffa, e così chiudiamo. Loffa cataloffa et piritum casalingum, come dice Monsignor della casa. Naturalmente c'è quella magno romore pauco fetore e quella pauco fetore magno romore. Purtroppo devo dire che sì, era previsto anche questo, ma noi non volevamo parlare, per carità di patria. Vabbè, detto questo, meglio uscire dalla stanza chiuso? Guardi, il galateo in questo caso impone l'ipocrisia più totale, bisogna fare... Cioè dar la colpa a quello di fianco? No, è la prima partita che canta, ha fatto l'uomo, no? Come si diceva a scuola, no, bisogna ignorare, e anzi, qualsiasi commento è giudicato assolutamente inappropriato. Ah, ok, quindi glissare. Va bene, Lapo, spero di incontrarla, francamente... Sì, vorrei incontrarti tra 100 anni, Lapo, come diceva qualcuno. Sì. Durante gli eventi settimanali a Milano. Ma ci incontreremo sicuramente in giro per eventi, basta che non ci incontriamo in una zona dove poi qualcuno ricorra al piritum casalingo. A posto, grazie Lapo, un abbraccio. E anche ciao, per oggi ciao. Abbiamo dato. Porco cane, allora, ragazzi. Noi dobbiamo dire agli ascoltatori che mettiamo Lapo all'inizio, perché abbiamo un quantitativo di robe incongrue da dire limited nell'arco della settimana. Sì. Dopo Lapo... sappiamo se ce n'è rimasto uno o nessuno, se abbiamo già sforato. Sì, diciamo che qua abbiamo sforato per 15 anni più o meno di trasmissioni oggi, ma tant'è.